E andiamo, signori, incredibile vittoria, seconda di campionato, dopo quella contro il Francavilla, celebrata pugliese in casa per vincere una partita. Arriva la seconda vittoria dopo, sembrava quasi ormai veramente un secolo, e tra l'altro anche per me, perché su 22 partite che ho visto da settembre fino ad adesso, ho visto tre vittorie, cioè voi capite, io vedo 22 partite di squadre che ovviamente tifo e ho visto tre vittorie su 22 partite, cioè 3 su 22, cioè veramente credo che sia una media che farebbe paura a qualsiasi tipo di essere vivente sulla terra, perché è una media che veramente, cioè vedo solo sconfitte e pareggi, vittorie ne vedo una volta all'anno praticamente. Finalmente una partita in cui una squadra che guardo, che tifo, vince, cazzo, ci voleva, no? Dopo veramente un secolo, l'ultima partita che ho visto tipo vince mi sembra che fosse Cosenza-Vicenza, per dirvi, cioè, metà settembre che non vedo una vittoria, veramente incredibile. Comunque, a parte questo, vittoria importante, comunque Catanzaro che finalmente raccoglie 3 punti dopo comunque una caterva di pareggi consecutivi e finalmente che quasi alcuni sembrano, cioè, suonano anche come sconfitte. Visto anche l'obiettivo che comunque il Catanzaro si è posto a inizio anno. Adesso questa è una vittoria importante, sicuramente non c'è da esaltarsi perché ci sono evidenti problemi, perché rimangono e permangono gli stessi problemi che abbiamo parlato fino ad adesso. Sicuramente questa vittoria deve servirci per cercare di recuperare quello che abbiamo perso fino ad adesso. Attualmente comunque il Catanzaro è in zona playoff, ha 11 punti, a pari punti con Juve Stabia e Paganese. Una Paganese che affronteremo proprio la prossima giornata. Andiamo in Campania a Pagano, una trasferta complicatissima. Una Paganese che comunque è partita bene in campionato e non sarà sicuramente semplice. Però il Catanzaro deve cercare di andare lì e fare sulla partita assolutamente per dare continuità e per recuperare il gap che comunque ci separa dal Bari. Perché ovviamente l'obiettivo è il primo posto. Attualmente il Bari è primo, quindi dobbiamo puntare al Bari. Dobbiamo comunque fare la corsa sul Bari. Questo è il discorso, è molto semplice. Una partita comunque tutto sommato neanche esaltante, Catanzaro non è che ha fatto sto partitone, ha fatto una discreta barra buona prima mezz'ora in cui comunque ha fatto sulla partita, ha controllato la partita subito, grazie poi anche al vantaggio avvenuto dopo pochi minuti, 2 minuti comunque dal primo tempo, questo angolo di Van de Putte su cui riesce a comunque colpire Scognamillo e a buttare la palla in rete, quindi 1-0 dopo pochissimi minuti. Finalmente Catanzaro che riesce a sfruttare una situazione da calcio piazzato, perché tante volte vi ho sempre detto come partite di questo tipo in cui comunque affronti squadre del genere, essendo che noi non riusciamo mai e poi mai a segnare su azione, se non al 93esimo come abbiamo fatto oggi, su azione veramente non si riesce a concludere una beata minchia. Ecco, se non le sblocchi sul calcio d'angolo o con un tiro da fuori o con un episodio, te la partita non la vincerai mai. Fortunatamente quest'oggi ci sono stati la nostra i calci d'angolo, bene anche il fatto che comunque sono stati anche studiati gli schemi, comunque che ho visto diversi schemi anche applicati abbastanza bene e che comunque hanno fatto soffrire la Fidelissandria, quindi sicuramente anche questo un aspetto positivo. Meno male, perché se anche quest'oggi non avessimo sfruttato quei calci pensati che abbiamo avuto, sarebbe finita come le altre partite in cui o pareggiavamo o perdevamo semplicemente, perché ripeto, se non fosse stato per al 93esimo tu il gol su azione lo fai veramente dall'avanti Cristo e non facciamo un gol su azione praticamente, e comunque questo è. Detto questo, un Catanzaro che tra l'altro parte a livello di formazione anche un po', diciamo, particolare, nel senso che comunque Calabro ha un po' cambiato le carte in tavola. Ha preferito spostare sulla destra Van de Putte come quinto di destra e conseguentemente mettere Martinelli più che altro per dargli una spalla comunque che potesse difenderlo meglio, perché ovviamente Martinelli è meglio di Scognamillo, e se avesse tenuto Scognamillo sulla destra avrebbe fatto molta più fatica, non tanto perché Scognamillo è scarso, ma sicuramente perché Martinelli comunque ha molta più esperienza, è anche più forte sicuramente, non dico oggettivamente ma quasi, perché vorrei vedere uno che mi venga a dire che Martinelli sia più scarso di Scognamillo, perché veramente. Però a parte questo, essendo che Van de Putte non è propriamente un quinto, ma è stato messo lì per poter comunque produrre molti cross, per poter comunque avere più qualità nei cross, visto che comunque è uno che ha degli ottimi piedi, ha un'ottima tecnica, ecco, sicuramente è stato messo lì per quel motivo lì comunque.
e non giocare sempre con i soliti quinti, comunque, che abbiamo visto che poi producono poco. In queste giornate abbiamo visto questo. E quindi serviva comunque un difensore dietro che potesse comunque difendere nel momento in cui comunque gli altri puntavano molto su quella fascia, perché ovviamente avendo un giocatore lì non di ruolo, gli avversari vanno comunque a giocare su quella fascia, anche se non, onestamente non so se lo aspettava il mister Alessandri che facesse questo scambio, diciamo. E dall'altra parte, conseguentemente, viene dirottato comunque Rolando, che ovviamente ha fatto un po' di fatica su quella fascia perché non è comunque molto abituato, e Scognamillo comunque come nel centro-sinistra, diciamo così. Per il resto, un Catanzaro che nei primi minuti comunque si rende molto pericoloso sui calci piazzati, comunque dopo il vantaggio alla fine una partita che viene controllata, equilibrata, alla fine grandi occasioni da entrambe le parti non ce ne sono, fino al 30esimo, ripeto, una partita che comunque il Catanzaro riesce a controllare abbastanza bene, non riesce in realtà a raddoppiare, sicuramente questa è l'unica nota dolente, diciamo, del primo tempo. Per il resto, grande occasione comunque ce l'ha Carlini su calcio piazzato verso il 25esimo, fallo di Carullo sulla tre quarti, punizione battuta da Van de Putte, serve Carlini al limite dell'area, una punizione raso terra, Carlini tira, ottima occasione, ma Martinelli salva per la fine di Sandria praticamente, e quindi impedisce comunque che la palla possa essere diretta verso la porta. Per il resto, Catanzaro che comunque approccia bene la partita anche dal punto di vista mentale, sicuramente rinvigorito da quel gol iniziale che ha comunque aperto la strada alla vittoria, e anche a livello di fase difensiva mi è piaciuto, un Catanzaro comunque aggressivo, ha pressato alto, raddoppi, a volte triplicati anche gli avversari, sicuramente bene, non tanto in fase di impostazione e nei momenti in cui doveva ribaltare l'azione, tantissimi errori, tantissime imprecisioni, quando comunque Catanzaro magari doveva ripartire sbaglia il passaggio, sbaglia la scelta, e questo è un altro aspetto da migliorare molto, perché ho visto tanti tanti errori in fase di impostazione, ripeto, quando dobbiamo ripartire, tanti errori tecnici da parte del Catanzaro, forse un po' troppa frenesia, magari in alcuni anche troppa frenesia. Per il resto comunque arriva poi quella decina di minuti in cui abbiamo rischiato e giustamente abbiamo preso il gol, perché abbiamo concesso troppe, troppe punizioni pericolose. Allora, prima grande occasione c'è la Casoli sui... Casoli ti sembrava... C'è Casoli onnipresente, era dappertutto Casoli. Veramente Casoli oggi era dappertutto. Ex ovviamente la partita, così come i vari Di Piazza, Tulli, Bubas, ex Vibonese, la fine dell'Issandria... Tutti quelli delle calabresi praticamente. Fatto sta che comunque da una palla persa da parte del Catanzaro con Welbeck, che tra l'altro in quella lista ha quasi steso l'arbitro, scivolando comunque ha quasi steso l'arbitro, però comunque fatto sta che Casoli tira questa botta dai 30 metri, grandissimo, grandissimo intervento di Branduani, che comunque toglie la palla dal 7 e quindi mette la palla in calcio d'angolo. E un Catanzaro che dopo questa occasione inizia un po' a soffrire, una fidelizzata che quindi acquista fiducia e che ci mette in difficoltà abbastanza importante. Diverse punizioni concesse, e quando ho visto comunque fallo di Cianci su Bolognese, al limite dell'area, da cui poi è scaturito il gol di Benvegna, onestamente io non dico me lo aspettavo, però nella mia mente dicevo non si può concedere così tante punizioni, cioè prima o poi il gol arriverà. Io non dico ero sicuro, però... senza voler attirare, ovviamente, non è che so qui a maledire il Catanzaro, però, cioè, in quel momento di partita, secondo me, il gol prima o poi sarebbe arrivato, perché nel momento in cui tu concedi 3-4 punizioni così pericolose da lì, avendo comunque loro dei buoni tiratori da fuori, prima o poi il gol lo prendi. E infatti arriva il gol di Benvegna, proprio nel momento in cui l'ho pensato, ha tirato e l'ha messa sotto al 7. Ottima punizione, ma ripeto, è abbastanza prevedibile anche per quanto tu gli hai concesso. Non ha male... Sotto questo aspetto qui sicuramente male. Va bene far fallo, ma il fallo non lo devi fare al limite dell'area, lo devi fare nella tre quarti avversaria, lo devi, nella tre quarti, nella metà campo avversaria, lo devi fare nella tua metà campo, ma non vicino l'area, perché non puoi concedere così tante punizioni. Prima o poi il gol lo prendi, gira, gira e rigira, prima o poi il gol lo prendi. E detto questo, comunque ottima la reazione, Catanzaro bravo e fortunato comunque a subito fare il 2-1, punizione battuta da parte di Van de Putte sulla tre quarti sinistra, ottimo comunque l'inserimento di Martinelli, che riesce comunque a beffare Dini, che tra l'altro non so dove stesse andando onestamente, perché Dini era praticamente quasi al limite dell'area dell'area piccola, boh, onestamente non so dove andasse Dini, però fatto sta che ha lasciato la porta vuota e Martinelli comunque lo ha beffato ed è comunque riuscito a segnare. Ottima la reazione,
sicuramente da migliorare quei 10 minuti di cui vi parlavo. Per il resto, secondo tempo in cui il Catanzaro alla fine gioca discretamente, una prima parte abbastanza equilibrata. Alla lunga però la Fidelis Sand inizia sempre più a avere il pallino del gioco, e un Catanzaro che principalmente cerca di difendersi, di chiudere gli spazi, di pressare alto, a volte raddoppiare. Una Fidelis Sand che comunque ha fatto tanti passaggi tra i difensori, ma poi ha verticalizzato veramente poche volte. Un Catanzaro che è bravo comunque a recuperare diversi palloni, non tanto a sfruttare i contropiedi, perché abbiamo comunque fatto un secondo tempo più che altro di contropiedi, diciamo così, caratterizzato più da contropiedi ma praticamente mai sfruttati, e questo è un altro aspetto su cui lavorare, perché ripeto, anche in questo caso la partita andava chiusa prima, non si sa mai che succeda qualcosa, cioè le partite vanno chiuse, troppi errori negli ultimi metri, troppi errori nell'ultima scelta, nell'ultimo passaggio, ma proprio, cioè tu riparti sbagli, cioè questo è un aspetto comunque anche da considerare. Un Catanzaro che mi è piaciuto soprattutto dopo i cambi, dopo l'entrata in campo di Bombaggi e di Curiale, e mi è piaciuto comunque un pochino più frizzante. Sicuramente i cambi hanno dato qualcosina in più a livello di brio rispetto a Ciancio e Vasquez, che comunque fino a quel momento non stavano più pressando comunque in maniera evidentemente come voleva Calabro, e quindi ha voluto comunque inserire due prime punte fresche, tornando un po' al suo gioco originale, quindi togliendo la doppia punta e mettendo un trequartista, un falso 9, una seconda punta dietro alla prima punta di peso, se vogliamo chiamarla di peso. Detto questo, comunque, a parte questo, tra l'altro poi altro cambio che fa tornare ancora di più la partita a quello che abbiamo visto, fa tornare la squadra a livello tattico a quello che abbiamo visto comunque le prime giornate, con l'uscita in campo di Callini, entra Tentardini, e quindi Rolando torna sulla sua fascia e Tentardini va a occupare comunque la fascia sinistra, e quindi si rivedono due quinti e non più comunque Van de Putte e un quinto di ruolo, diciamo così. Per il resto, come dicevo, dopo comunque una partita abbastanza più, diciamo, gestita da parte della Fidelis Sandria, ma non in maniera incredibile, non che abbia fatto sto grande palleggio, però nel senso che ha avuto un pochino più il pallino del gioco, e per il resto comunque la partita va avanti con poche occasioni, un Catanzaro che quindi pressa alto, fa tanti falli soprattutto nella metà campo avversaria, così facendo spezzetta anche il gioco, fa perdere anche un po' di tempo, quindi diciamo che viene limitato anche il tempo effettivo di gioco, e ovviamente questo sempre nell'ottica del fatto che stai vincendo la partita, che ovviamente la vuoi portare avanti con la vittoria. E per il resto comunque di altre situazioni vengono più che altro poi nella parte finale di partita. Espulso Villa in panchina, non ho capito onestamente perché, il quarto uomo ha chiamato l'arbitro che è espulso comunque Villa, il secondo comunque di Calabro, e poi arriva l'espulsione di Bolognese per doppia ammonizione, entrambi i falli che ci possono stare alla fine. Ha rischiato molto anche Sabatino in realtà, comunque che era già ammonito, ha rischiato anche in precedenza. Onestamente l'espulsione di Bolognese ci può stare per doppia ammonizione, il fallo su Rolando, dopo che lo stesso Rolando ha recuperato un ottimo pallone, sradicandolo dai piedi di Casoli, quindi ottimo in questo caso Rolando. E per il resto comunque un Catanzaro che nella parte finale di partita, in 11 contro 10, alla fine cerca di gestire la partita e di creare comunque pericoli. Un'occasione sicuramente c'è e la Van de Putte sui suoi piedi, fallo di buona volontà su Bombaggi nella nostra metà campo, lancio di Martinelli per Van de Putte che fa comunque fa cadere la palla, tira al volo, ma il suo tiro va alto, occasione comunque abbastanza importante, fino poi ad arrivare al gol al 93esimo di Curiale, un gol di Verna su comunque un'azione costruita secondo me bene. Tutto parte da un'occasione clamorosa sprecata da parte di Curiale, che si impiccia un po' col pallone, palla che viene persa, la riprende Bombaggi che serve comunque sulla fascia di Tentardini, che è bravo a proteggere palla, a non farsela ovviamente rubare. Di tacco serve Van de Putte, che a sua volta serve all'indietro lo stesso Bombaggi, che verticalizza per Curiale che protegge palla, tanto spazio comunque che la Fidelis Sandria concede. Curiale serve Verna, lasciato solo grazie al movimento, grazie al lavoro di Welbeck, perché in questo caso è stato molto bravo Welbeck a tirare via l'uomo, perché essendo che si è inserito l'uomo che prima era in marcatura o comunque non tanto era in marcatura, però era da quella parte di campo, quindi nella zona di campo di Verna, in cui poi Verna comunque si è inserito e ha segnato, comunque l'ho tolto
grazie a questo inserimento Welbeck, quindi Werner ha avuto tutto lo spazio per poter stoppare la palla, calciare e segnare. Sicuramente poteva fare anche qualcosa in più Dini, per il resto comunque finalmente Werner, tra l'altro, tu per tu col portiere segna, perché se vi ricordate ad Avellino, a tu per tu Werner si è mangiato un'occasione clamorosa, quindi almeno quest'oggi è riuscito comunque a far gol. Quindi vittoria tutto sommato meritata, con un Catanzaro che conferma comunque le note dolenti a livello di fase offensiva, di riuscire a far gol su azione, che è arrivato al 93esimo in 11 contro 10, bene sicuramente sui calci piazzati, che è una cosa importantissima, bene in fase difensiva, bene in fase di pressione, tanti aspetti positivi, soprattutto da quello caratteriale. Certo che ancora Certo che c'è ancora tanto da lavorare e da migliorare per poter vedere il vero Catanzaro. Speriamo che si possa sempre più far meglio, e già dalla prossima contro la Paganese a Pagani. A questo punto mi fermo, ci vediamo con un prossimo video. Ciao, ragà!